Allora, oltre Barbara D'Urso, sono qui con me, come vi anticipavo prima, 7 esponenti del jet set italiano e anche estero. Inizio da lei, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Rita! Rita, qual è una verità che nessuno sa sul tuo conto? Negli anni 70, ritornata dagli Stati Uniti, facevo faville a Torino con Maria Teresa Ruta e la mia amica Alba Parietti. Sicuramente non un premio Nobel per la medicina, accanto a lei Francesca Cipriani. Francesca! Ciao Paolo! Senti Francesca, ma c'è ancora qualcosa che la gente si chiede di te? In cosa sono laureata? Non me lo ricordo, amore? Neanche io. Conduttrice, attrice, cantante, preda dei tabloid e neomamma e soprattutto sorella di Cecciu. Abbiamo qui con noi Belen Rodriguez. Ciao Cecciu! Ciao! Belen, ciao, cos'è Cecciu che non hanno ancora scritto di te i giornali? Che sono una ragazza intelligente. Scusami Belen, hai la diarrea? Tu fai il 22% anche senza i fratelli. Senza i Rodriguez, infatti non li ho mai più invitati. Sono orrendi, vi giuro, orrendi. Neanche se tradissi il mio fidanzato lo farei piangere tanto quanto ha fatto lei. Alessandra Celentano, direttamente da Amici. Buonasera maestra. Buonasera, buonasera Jerry. Qual è la caratteristica del tuo carattere che più ti contraddistingue? La verità. Perché non parlo io, parlano i fatti, parla la danza. Amica di vecchia data e twerking queen internazionale, ladies and gentlemen, Elettra Lamborghini. Buongiorno al pubblico maschile, buongiorno al pubblico femminile. Ciao Tommaso. Un'altra cantante, anzi due cantanti, hanno attraversato tutto l'Illinois e sono qui Alice ed Ellen Kessler. Con chi parlo? Ellen, buonasera. Buonasera. Tommaso, molto piacere. Qual è l'esibizione di cui vai più fiera? Sicuramente prima esibizione che abbiamo fatto in Italia. Noi arrivati in aeroporto, sbarcate, non sapevamo né ballare né cantare in italiano. Si balla in italiano? In Germania hanno insegnato noi a ballare un po' più tarantella, non sapevamo ancora. Benissimo, allora anche questa notte è piccola per noi perché ci saranno tante sorprese in serbo e finiamo con lei. Dopo aver cavalcato una mortadella, oggi cavalca il palco dello Snatch Game. È con noi Valerion. Amore? Pamela, è una... Amore. Era la Prati? Era la Prati, sì. Salutamela. Ciao a tutti, ciao Tommaso. Ciao tesoro. Comunque ci sono rimasta malissimo, mi hai messa per ultima. Come mai? No tesoro, perché Dulcis in fondo, non potrei mai. Ah, va bene, che vuol dire? È latino. Senti tesoro, qual è la diva che ti ha ispirato? Valeria Marini. Sei un po' autoreferenziale. Non ne conosco altre. Benissimo. E su questa nota di egocentrismo possiamo iniziare ufficialmente lo Snatch Game.